Buongiorno a tutti ragazzi, 73 puntata, non me lo ricordo. 73? Sì. Oh, ok, allora oggi vi ricordate che io ho sbloccato tutti i cani perché ho intenzione di andare un po' in giro. Oggi ho deciso che voglio portare un po' i cani a passeggio perché è da tanto che non me li porto. Dove andiamo? Tu dove stai qua? Aspetta, ma dov'è? Guarda che ma dov'è la mia ascia? Okay. Raga, sono un esercito, guardate. Me ne ero dimenticato. Ora li conto. Allora, diamo il nome a tutti i cani. Va bene. E non abbiamo abbastanza targhette. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dovrebbero essere 12 se i miei calcoli non sono errati. 12 cani. Allora, abbiamo un inventario abbastanza importante. Siamo pronti per andare a visitare. Da che parte vuoi andare? Cosa vuoi fare innanzitutto? Ma io non capisco se ho tutto, vabbè. Beh, diciamo che molte cose tu non capisci, però... Beh, andiamo dove preferisci tu, preferisco che decida tu, dai. Andiamo di là, dai. Ok. Andiamo di là. Sarebbe opportuno andare a cavallo, visto che abbiamo i cavalli. Ah, comunque, raga, ho piantato quei rampicanti, perché mi piacciono un sacco. Ora ma sono ripilanti. No, voglio vedere fino a dove crescono. Alice, non è che sia una cosa... Cioè, sono ripilanti, ma bisogna vedere il contesto in cui sono. È ovvio che non lo metterei mai in casa mia, però se è in un contesto carino... Oddio, mi spavento. Dove sei, Ali? Io adesso sono alla porta. Sono alla porta. Sei già alla porta. Sai cosa voglio fare? Voglio andare mega lontano. Te lo giuro, troppo lontano. Andiamo lontano? Andiamo lontano. Però per andare... Raga, queste mura comunque vanno un po' rivisitate, sì, perché... sì. A parte che non le hai finite. Non le ho finite perché non mi piacciono, devo trovare un altro. Ho capito, allora le lasciamo così, sembra un cantiere. Per ora non ti ho perso, stai tranquillo. Guardate quanti fiori, quelli li avevamo già raccolti se non sbaglio o no. Sì, sì, infatti li abbiamo a casa noi. Io non sono veloce, io sono velocissimo. Dobbiamo trovare qualcosa di particolare che non abbiamo mai visto. Non ho una pala, ecco che cosa. Dove sei? Non ho una pala io, ecco. Ho palato io al posto tuo, dai. Sì, no, ma vorrei palare anche io. Come fai ad andare in giro senza pala? Cioè, tu vai in giro senza i materiali. Sti fiori li vuoi o no? No. Non ti piacciono? Non è che non mi piacciono, è che dobbiamo andare a cercare altro, non i fiori, dai. Non ci posso credere, Alice. Dove ti devo fare rivedere le prime puntate perché forse tu non te le ricordi. Hai ragione, ma adesso ho capito cos'è la vera Minecraft. Dove sei? Come dove sei? Oddio, dove sei? Ho no. Ho attraversato la strada. Vai, 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 ti vedo. No, era un pollo. Vabbè, è uguale. Vai, Dri. Dai, vai, Dri. No, non ci no, credo. Come hai per... fatto a perdermi? Dove sei? Eccola. Vai, vai, avanti. Destra, destra, destra. E va dritto. Destra e va dritto. Buttati. No. Guarda, è una tarana. Eccola. Vieni, Ali, dai. Seguimi, vieni. Vieni. Cos'è quella roba? Quale roba? Oh mio Dio, quel blocco non l'ho mai visto. Lo devo prendere. Sono girasoli, minchiollo. No. Che girasoli? Sono girasoli. Ah, oddio. Come hai fatto a capirlo? Erano girati verso il sole. Perché io... Ma i girasoli non ce li abbiamo noi. Il fiore preferito. Non ti piacciono? Non li prendiamo. Oddio. Guarda, quelli due li avevamo fatti noi. Sì. Quindi lì, sicuramente lì sotto c'è qualcosa di imponente. Non sono quanti girasoli. Oh, che cazzo è la valle dei girasoli? È la valle dei sunflowers. Raga, però che figo. La valle dei girasoli. Brother, no, Ali, ma guarda, bellissimo. C'ho una vista incredibile. Assolutamente no. Fare qualcosa. Porca puttana. Io sono caduto. Anche tu. No. Stavo per dire che brava che tu non sei caduta, invece. Io sto seguendo te. Un villaggio. Ma abbiamo già visitato quello. C'ha le porte. Non l'abbiamo visitato quello. Bene ragazzi, nuovo no, villaggio. No, ma l'abbiamo già visitato, mi. Ma le porte! Scommettiamo che l'abbiamo già visitato. Madonna, ti ammazzo, ti faccio uccidere dai miei cani. Ho capito perché ci sono andata io, ecco perché le porte. Vabbè, sì. Guarda. Sì, sì, no, c'è questo coso qua, appunto. Quindi. Io qua sono entrata a mettere in salvo Pocahontas, dai. Non capisci mai niente. Boh, vado a dormire io, dai. Io ce l'ho qua il baule, il letto, me lo prendo qui. Emma Drumishu. I miei cani hanno voglia di sangue, hanno voglia di combattere, hanno voglia di uccidere. Io qua sono morta, sai? Sono andata qua? Sono morta così. Stanno qua. È vero. Beh, direi di andare, dai. Raga, questa è una spedizione, veramente voglio visitare proprio per tanto tempo. Posso buttarmi nell'acqua?
Ho brutti ricordi di questa frase, quindi direi di no. Mi stai seguendo? Sì. Ovviamente no. Eccomi, andiamo. Ok, let's go. Ehi, si combatte. No, che palle. Ma perché questi non hanno una vita? Oh, i cani, è vero, dimenticavo, guardali. No, ma i cani non hanno molto capito il gioco. Non devono seguire te. No, finché nessuno, finché non mi colpiscono, i cani non lo attaccano. Puoi okay. vedere? L'hanno ucciso. Questo è per far capire che noi qui abbiamo fatto casini. Dove sei? Qua, davanti a te. Ah, tu te ne sei sbattuta altamente. Però mi sono presa la tua esperienza, sì. Di qui non, forse non ci siamo mai stati, eh? No, non penso, sai. Oddio, ti prego, Mirko, non entrare, non entrare, non entrare, non entrare. A parte che non ho le torce, ma posso sempre farmele con questo carbone. Faccio le torce. Non abbiamo paura di niente, noi scendiamo. Uper chiarete c'è un ragno, aiutami, io ho paura. Non abbiamo paura di niente. Uper chiarete c'è un ragno. Ho solo 12 cani. Morto, extra morto, grazie cani di... Però d'altronde, come dice il detto, morto un ragno se ne fa un altro. Ali, ti prego, fai attenzione a non prendere il mio, nessuno dei cani, eh. So, perché sennò la tua vita però è finita. Però c'è da dire che sono veramente noiosi, te lo giuro. Lo so, però mi difendono. A me non me ne frega niente di quello che fanno, sono noiosi come poche cose in questa terra. Il miglior modo di difesa... È il miglior metodo di difesa quando ovviamente non hai tutte le cose incantate, perché ora non ha senso averli. Ce li ho solo perché mi sono affezionato. Dio solo ai tuoi cani non venire qua, perché ti ma giuro raga, che mi faccio una pila e li ammazzo tutti e se provano a toccarmi. Raga, penso di non aver mai visto così tanto carbone in tutta la mia vita. Manco io, lo sto prendendo un sacco. Raga, due stack di carbone. Oh, ma perché c'ho sempre le uova? Ma basta. Perché quando incontri i polli a volte le lasciano. C'ho sempre le uova nel paniere. Vieni Cicina, andiamo via. Dove sei? Ok. Saliamo su. Questa caverna era piccolina, dai. Ok, continuiamo il nostro giro perlustrativo. Sarebbe anche figo trovare una palude, raga. È l'ultimo bioma che ci manca, quello o no? No, penso di no. È più che altro per lo slime. Raga, voglio vedere. No, ho perso due cani. No, uno. Ha provato a nuotare nella lava, piccolo. Possiamo fare dell'ossidiana? Che dite, la facciamo? Metto un attimo i cani giù perché devo prendere l'ossidiana e tu mi aiuterai. Tu mi aiuterai. Vai giù a prendere l'ossidiana, vero? No. Sì, che mi aiuterai, cara. Allora, per fare l'ossidiana... Devi buttarci l'acqua. Allora, innanzitutto piazziamo questo baulozzo. Poi prendiamo i letti. Tieni, Ali, ti sto buttando il letto. Tu ce l'hai il piccone con... il piccone di diamante ce l'hai, vero? Sì. Adesso mi aiuterai a prendere l'ossidiana. Faccio l'ossidians. Raga, non ho capito perché la fa in questo modo. Cioè, non dovrebbe colare tutto. Ah, perché devo fare così? Che scemo che sono. Teoricamente adesso non dovrebbe più esserci lava. 2000 years later. Perfetto. Cosa facciamo? La tengo io o la tieni tu? No, tu. Stack di ossidiana. Allora, fatemi buttare un po' di cose che non mi servono. Le butto di qua. Allora, butto... staccionata, butto le cordicelle, butto le porte. Dobbiamo cercare di ottimizzare le risorse, eh? Lo so. Quella potrebbe essere una palude. Questa? Questa potrebbe essere una palude. Questo bioma l'abbiamo già visto. Bene, ragazzi. Dove sei? Bene, sono qua. Mi vedi? No, ok, ora sì. Spero che non sia sempre quello dell'altra volta e che spero che sia un altro. Sì, si fa rissa, ragazzi. Si picchia. Ci sono delle carceri, Ali. Le carceri? Queste sono delle prigioni, vedi? Oddio. Upper Ceretesh, non ti conviene spararmi, ho i cani. E non ho paura di usarli. No, non ci credo. Scappa. Ci sto provando. Minchia. Ammazzalo quel cane, ammazzalo. Scappa. Oh mio Dio. Ali, però porca di quella. Niente, adesso chiudo tutti i cani. Venite qua. No, non lo ammazzo, lo ammazzo io lì. No, devi ammazzare sti cani, Ali, perché sennò ti ammazzi. L'ho ammazzato, boh. Il problema è che io spero non ti ammazzino anche gli altri ora. Allora. Questo sai perché? Perché te ne porti 10? No, mi dissocio. Questo è perché tu fai casino e non sei capace di guardare con ste frecce. Voi non lo vedete. Lo salgo come? Malice aveva due cuoricini. Sali su. Non posso salire perché non ho materiale e non ho la pala. Non posso salire. Beh, hai le mani. Cioè, si scava anche con le mani, non è che... Dai, sali su. Allora, io provo a liberarne uno.
Questo okay. È libero, ce n'è uno libero. Ok, vabbè, ah, non ti fanno più niente. Ali, come facciamo a salire lì sopra? Non so, non hai nessun blocco? No, li ho buttati tutti. Bene, vediamo qua dentro cosa c'è. Armiamoci di spada. Non c'è nessuno qua sopra. Ma qua mi sembra che siamo venuti perché c'è una crafting table. No, guarda qua, non siamo venuti. Ampolla di esperienza. Ampolla di esperienza. La balestra. Questi tronchi non li prendo mai nella vita. Se mi butto da qua, raga. Provo io come una roba, dai. Provo. Oh! Volevi. Non mi sono fatto niente perché c'ho atterraggio morbido, cara Alice. Secondo me io mi ammazzo invece, lo sai. Comunque non c'è nessuno in questo posto, direi di andare via. Ma è stato deludente, non abbiamo trovato nessuno, abbiamo ucciso solo 3 persone. Alice ha rischiato di morire azzannata da un cane. Quelli mi servono. Chi è che mi spara? No, questi qua mi servono, Ali, perché dobbiamo fare la fonte di lava infinita. E mi servono questi spironcini lì. Sì, peccato che sti cani a me non mi difendono. Servono un tubo, non servono. Senti, tu hai preferito prendere i gattini, che sono belli pucciosi. Adesso mi prendo i cani anche io. E i gattini cosa fanno? Dormono quando il padrone... Cioè, raga, questa è una cosa proprio oggettiva. Adesso no, facciamo... basta, adesso mi prendo anche io i cani. Facciamo un po' di off topic, però è la rappresentazione della vita. Se voi morite davanti al vostro gatto, il gatto gliene frega una mazza. Cioè, difficilmente trovate un gatto proprio... Che soffre per voi. Mentre se voi state male e avete un attacco di svenimento davanti a un vostro cane, lui sta male con voi. Guarda cosa sto prendendo. Quelli mi servono. Questi mi servono. Questo cos'è? Basalto? Non me lo ricordo più. Blocco di speleotelma. Io mi provo a bere un'ampolla di esperienza. Vediamo cosa succede. Diventi un esperto. Se ora io sono a livello 14, la bevo. Oddio no, me la dovevo tirare addosso, mi sa. Provo a buttarla, non mi ha aumentato di niente. Guarda, vediamo Ali quanta esperienza da 14. Ma scusa, qualcuno mi guardami. Ha colpito. 15, ma non mi ha dato niente, ma che merda. Ho fatto più punti esperienza prendendo del carbone che con quelle ampolle. No raga. Cosa è successo? Raga, di mi nuovo? Sono morti tutti i cani. No, raga, mi sono morti dei cani. Ascolta, gli stai facendo tu male. Ma sì. No, continua a togliere la ghiaia. No, non hai capito. La ghiaia era già caduta, io la stavo togliendo. Saliamo e andiamocene via, perché Alice non vuole più visitare questo posto. Via. Allora, dobbiamo andare di là. Sei pronta? Attenzione a non cadere. Anche se so che qualche cane cadrà. Oh, ma se per sbaglio troviamo una palude, non è che io mi offendo, eh. Non è che ci rimango. Vabbè, male, prima o poi se continuiamo ad andare avanti, prima o poi una palude, secondo me, la incontreremo, eh. Dici? Per forza. Voglio andare avanti di notte, voglio rischiare. Non ho più letto, ti sto dicendo che non ho più letto, il cane me l'ha preso. Ti sarà andato in acqua, non può prenderti il cane in letto, come fai il cane? Il tridente, ho trovato il tridente, zitti tutti, fermi, perché qui si fa la storia. Dov'è? Raga, qui facciamo la storia. Madonna, questo è forte marcio. Raga, questo mi ammazza, lo sapete, vero? Sì, mi vendico per quello che hai fatto nelle scorse puntate, che hai ucciso Alice. Mica è forte, Sì! Dammi il tridente! L'ho preso? Dov'è? L'ho visto che galleggiava, raga, ve lo giuro. Ecco, questo? Sì. Ma non me lo fa prendere. Io l'avevo visto. Che bruttezza la vita. Però se qui c'era il tridente, vuol dire che lo troverò qua. Però la vita è ingiusta. Attenzione. Oddio, Ali. Cosa c'è? Dimmi che... Mi sono perso. Ah, vedo Cice. Dove ti sei perso? Dove sei finito? Non lo so. Però io vedo il tuo Allora nome. Forse ti vedo arrivare da qua. Ho due dei tuoi cani io qua. Raga, ero molto felice di aver trovato il tridente, ma niente da fare. Non sono riuscito a prenderlo. Sicuramente voi sapete com'è e dove si trova. Annegato. È qui, raga. Ok, diamogli sta carne a sti poveri cani, va? No, i miei cani muoiono. Io qua ne ho cibato uno almeno. Sono legati. Mi sono annegati. Ci sia? Chissà dove stiamo andando. Bellissimo viaggiare di notte, raga. È bello viaggiare di notte. Beh, certo che è bello.
Ragazzi, qua dentro. Bello, qua potrebbe essere una mini. Una mini base. Tutto quello che incontra Mirko, mini base. A me piacciono le basi. Allora, raga, ci siamo allontanati di 3200 blocchi. Io direi di chiudere qui la puntata. Domani andremo avanti ancora. Voglio arrivare tipo a 10.000. Voglio arrivare super mega lontano. Voglio vedere cosa succede. Cos'è tanto? Voglio vedere cosa si trova. Fai bene, fai bene. Non ci siamo mai allontanati così tanto. Intanto saliamo su in questa montagnona e poi salutiamo i nostri amici. Vediamo cosa c'è all'orizzonte. Oddio! Sei salito su, ragazzi. Su, su. Sì, sono salito su. Arriva. Ma a parte che c'è un villaggio lì e nella prossima puntata ce lo vediamo. Ma guarda quanto è bello quello scorcio, Ali. Ma io non ti vedo. Va bene, raga, questa fantastica puntata finisce qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao, ciao. Ora ti ho visto, ciao. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. Mirko Alice Game. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. La giornata è la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta dai eroi. La coppia che scoppia, è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.